Allora, ragazzi, abbiamo fatto una pausa di sistemazione. Abbiamo fatto uscire nel frattempo anche le gatte, che poverine. E la macchina a posto, ho già sistemato tutto. Da sistemare qui l'anteriore, si sono sganciati, sapete quei piloni di plastica che serve per tenere ferme le plastiche? Solo che lì è pieno di fango e adesso non riesco a vedere niente. E quindi cosa faccio? Adesso scendiamo, tanto adesso il tracciato continua e scendiamo giù in paese. Sperando di trovare un autolavaggio, gli do una bella lavata e vediamo se riesco a rimetterlo. Adesso vediamo. Quei cosi di plastica ce li ho, però ce li ho dentro la valigetta sotto. Adesso vediamo. Se sono ancora attaccati è bene, se no li tiro fuori e lo sistemo. Comunque, vericello, ragazzi, c'è poco da fare. Io a volte vedo delle camperizzazioni dove c'è gente che spende tonnellate di soldi imminchiate. Legno di betulla stagionato 15 anni, il touch, la domotica, e poi dopo guardi davanti e non hanno il vericello. Il vericello è la prima cosa che dovete mettere se state camperizzando fuori strada. Quindi investite sulla piastra, sul vericello, quello che è. Quando siete a posto, allora spendete i soldi su altro. Ma il vericello è fondamentale. Senza vericello non saremmo venuti fuori da lì, ma neanche morto. Io ho provato a fare un po' avanti e indietro, ma la macchina sarà impuntata sul davanti. Dietro poi c'è sempre l'albero che rompe i coglioni. È vero che gli alberi ti salvano la vita perché ci siamo ancorati in albero col vericello, ma dietro sul culo io non potevo più andare indietro perché praticamente la macchina si era girata e avevo dietro il culo un albero. E quindi dietro non potevo andare solo avanti, ma la ruota di destra, avete visto, era sollevata. L'unica che aveva appoggio è quella di sinistra, ma non sono un boot terrain, queste sono le all terrain, quindi col fango un po' una merda. Comunque, vabbè, ne siamo usciti fuori, adesso facciamo una pausa, ci rilassiamo un attimo e poi dopo proseguiamo. 1 hour later. Ragazzi, la femmina è ritornata in fuoristrada, la molla. Allora, abbiamo trovato il lavaggio, abbiamo dovuto fare una deviazione sul tracciato. E lavaggio, abbiamo pulito tutto. Allora, sono riuscito a rimettere a posto le plastiche. Abbiamo perso tre piruline, non so come si chiamano, quelli che servono per incastrare le plastiche, ce li ho, ma dirlo con calma. Comunque adesso la plastica sembrerebbe che non si muove, la lascio lì. Adesso sostanzialmente 10 minuti, un quarto d'ora, stiamo salendo tanto quota, dai 500 metri siamo saliti a 1320 e arriviamo su a un lago dove in teoria dovremmo trovare posto per sostare lì. Comunque questa mulattiera, ancora non ho messo le ridotte perché la pendenza non è eccessiva, però tanta roba. E d'altronde, ragazzi, queste gomme non sono fatte per fare il fango. Allora, pacchi, già non digerisce il fango, e chi ci segue da tempo lo sa, tutte le volte che incontriamo il fango per noi è un problema. È una macchina pesante, è lunga, cioè non è fatta per fare il pirla nel fango. Quando invece poi c'è trazione si arrampica ovunque. Però quel fango è così. Vabbè. Comunque, continuiamo il nostro viaggio. Ragazzi, eravamo venuti su in quota per andare al lago, ma guardate che pozza che Forse devi stringere un po'. è. Eh sì, la vera pozza quella lì, guardate che roba. Poi senza alberi. Senza alberi, qui c'è una bella arietta però. Sì. Temperatura è scesa. Giù eravamo a 33, qui 28, quindi sono già 5 gradi in meno. Però vabbè, tanto sta strada qua adesso, guardando bene questa strada qua, si fa tutte quante le montagne qua, quindi quando troviamo un posto in ordine ci fermiamo, senza che andiamo a cercarci laghi e robe No, varie. no, le ultime parole famose. Lo dicevamo tutti i giorni, quando troviamo un posto in ordine ci fermiamo. Ma ragazzi, ma penso ne parlavamo io e la Moira, si è ritornati sulla strada, Della sulla strada. protezione del cervello, Cioè, o sei il classico overlander finto che va sempre dietro al lago, dietro casa, quindi lo conosce, lo vive, ma noi siamo all'avventura, a sti posti qua non ci siamo mai stati, quindi quando vai all'avventura è così. Può andarti di culo che trovi posti di lì, con lì a 2 metri, come può essere che cammini ore e ore senza trovare niente, cioè. Pensa a quei due signori che stavano camminando giù, che ci hanno detto erano stranati. Erano già Quanto stanchi. manca al lago di Rascino? Se avessi il cellulare suo li chiamerei, li ascolta, lascia No, ma anche perché questi qui aperto. stanno venendo su.
si aspettano chissà che cazzo è. Un lago alpino. Tu guarda che roba, è una pozza proprio. Eh beh sì. Una pozza calda. Non nevica più, si vede. Ci cagherà dentro il mondo. Sì, perché c'è le case là. Sì, sì, sì. Comunque. Beh, la strada lì comunque prosegue, cioè, i boschi. Troviamo un posticino, un bel albero grande che ci fa ombra. Ciao Mila. Che c'è Mila? Cioè ragazzi, siamo la family noi, non dimenticatelo. Quelli nuovi, andate a vedere i video vecchi, così almeno capite chi siamo, cosa abbiamo fatto, l'esperienza accumulata negli anni. Abbiamo trovato un bel posto dove fermarci. Allora, questa qui è una zona verde, cosa vuol dire? Di boschi, boscaia, robe varie. Abbiamo visto questo prato. Ecco perché ci siamo fermati, ma io ho già fatto una piccola escursione lì più avanti, c'è un prato perfetto, tutto in piano, erbetta tagliata corta, sembra che ce l'hanno tagliata che sapevano che arrivavamo noi. Quindi adesso però ci fermiamo un secondo, mangiamo un panino, le gatte esplorano così, che perché per loro fuori strada che abbiamo fatto comunque, sai, noi siamo seduti sul sedile comodi, loro sballottano a destra e a sinistra. E lì più avanti c'è un prato perfetto in piano. E quindi dopo ci spostiamo lì. Silenzio, pace, nessuno che rompe coglioni, non c'è afa, fanno 27 gradi, ma siamo all'ombra, quindi si sta da Dio. E questo è quello che cerca la family, ragazzi. Questo è quello che cerca la family. Anche perché da qui in poi, mi sembra che c'è ancora un chilometro di boscaglia, poi dopo finisce la boscaglia e si va su in quota. Però su in quota non ci sono alberi. E poi su in quota, ovviamente l'esperienza che abbiamo accumulato, mai dormire sul cucuzzolo della montagna, soprattutto se non avete alberi o piante che vi riparano. Da che cosa? Dal vento. Ah sì, perché ovviamente il vento qui nel bosco non lo sentite perché siete riparati, poi magari la conformazione della montagna devi al vento, ma se siete su in quota e pigliate il vento, noi in Portogallo, se vi ricordate un video di, parliamo di 2 anni e mezzo fa, prendiamo un vento a 70 km all'ora e abbiamo dovuto chiudere la tenda e stare in macchina. Che non si poteva stare, però ai tempi avevamo la Columbus, tenda di merda dell'Autom, con la Gesbarud, un'altra cosa. Questo giro, dopo vi facciamo vedere il nostro setup, abbiamo una tenda imprestata gentilmente da degli amici e poi abbiamo questo materasso, ve lo faccio vedere, materasso tantissima roba, l'abbiamo testato ieri sera, veramente perfetto, così almeno lo vedete in opera. E stiamo qua la notte, poi domani vediamo. Senza programma si vive qua. Shura Moira, qui sta preparando. Shura Moira, cosa mangiamo di buono? Tramezzini. Tramezzino? Tramezzini. Facciamo i turisti. Il turista va di tramezzino. Sì, sì. Va bene, andiamo di tramezzini. Ci rilassiamo un attimo. E dopo ci mettiamo all'opera per costruire il campo, il famoso campo. Allora, ragazzi, tenda montata, modello Ferrino, anno non si sa, ma la vera star di questo momento catartico non è la tenda, ma bensì il materasso. Allora, quando abbiamo dovuto decidere di prendere un materasso, ovviamente siamo andati sui materassi quelli gonfiabili, perché quelli fissi di Decathlon fa cagare, nel senso che va bene per chi pesa 20 kg, ma il cinghiale qua, se si mette su uno di quei materassi, è finita. Allora, girando online, abbiamo cercato materassi gonfiabili e abbiamo preso l'Intex Double Plus Pim Pum Pam 152x190x36, vi metto il link in descrizione, con la pompa inserita, perché io sto prendendo un materasso gonfiabile con la pompa che poi devi infilare, fare, disfare. No, questo c'è già la pompa integrata, dovete soltanto tagli corrente 12 volt e lui si gonfia in 6-7 minuti, l'abbiamo già provato ieri sera, perfetto. Adesso vi faccio vedere, lo butto dentro, tiro fuori il cavo, pim pum pam, e lo gonfio. Adesso vediamo se mi ricordo, sì, me lo chiudo così,
così e così, perfetto. Richiudiamo qui, guardate, qui c'è lo sportellino dove aprite ed esce fuori il cavo che prendiamo, corrente c'è già. Qui avete gonfia, cioè avete stop, gonfia e sgonfia, perché questo per sgonfiarlo fa automaticamente. Mettiamo su gonfia, ok, lui parte. Adesso ho fatto il conto ieri, 6-7 minuti, si gonfia. Guardate come si gonfia, ragazzi, eh? Guardate che roba. Adesso lui fa tutto in automatico. Allora, non c'è una valvola del troppo pieno, ecco, fatemela passare così. Nel senso che io cercavo sulle istruzioni delle istruzioni che mi indicassero come capire quando è gonfio. Invece no, si limitano a dire se è troppo molle gonfiate ancora, se è troppo duro sgonfiate. Quindi è un po' a bontà vostra. Io ho calcolato 6-7 minuti. 7 minuti e dovrebbe essere a posto. Poi comunque lo provate, vi provate a sdraiare. Questo regge fino a 236 kg, quindi in teoria me e Moira siamo a posto. Però una cosa che non sapevo, lì mi si è aperto un mondo, che ci sono anche versioni, questo è dedicato al campeggio, poi non so la differenza tra campeggio e casa, ma ci sono le versioni da casa, belle, alte anche 80 cm, sempre ad aria, con addirittura la testiera, quindi non avete bisogno di prendere la famosa testiera intorno, quindi sostanzialmente non avete materasso e rete, perché quello fa tutto. E quello può essere interessante, non hanno neanche dei costi eccessivi, perché quello da casa mi sembra il più bello, costa 200 euro. Questo ne costa 38, quindi io immagino che a livello di comfort e comodità tra questo e quello ci sia un abisso. Però quello che è vero è che al di là dei 200 euro pesava, mi sembra, questo pesa sui 6 kg, 7 kg, non vorrei dire una cazzata, no, di meno. Quello lì pesava sui 12, quindi era più pesante, però deve anche secondo me essere più stabile, perché in casa, però vabbè. Allora, adesso sono passati 4 minuti, vi accorgete che il rumore della pompa è cambiato, perché ovviamente adesso si sta dilatando. È già gonfio, come potete vedere, però è ancora molle, è ancora molliccio. Quindi aspettiamo ancora. Vedete? Guardatelo sui lati. Sui lati vi accorgete proprio che è ancora molle. Vedete? 7 minuti, io ho calcolato 7 minuti. Ok, buona, dai. Allora, adesso è bello, bello gonfio. Per fermarlo, spostiamo in mezzo, la pompa si ferma, materasso è bello gonfio, non facciamo altro che adesso in questo caso, vabbè, io stacco la spina che tanto non mi serve più e lo metto qua, lo sportellino lo lascio anche aperto e lui è già gonfio. Tanta roba, sennò prima devo prendere il materasso, devo prendere la pompa e comunque vado a spendervi uguale, perché il materasso da gonfiare costa intorno ai 25 euro, la pompa 17, quella più economica, questo è venuto 38. Adesso c'è poco da dire, con 38 euro ragazzi ci avete il materasso. Testiamo stanotte, domani vi faccio sapere. Comunque dai, sembra che siamo messi bene. Adesso mi faccio una bella doccia, che sto tutto sudato. A few moments later. Ragazzi, io sono andato a testare un nuovo materasso. Ma non riesci a tirarmi giù quella lì, solo a spostarmene qua? Sono andato a testare il nuovo materasso e le grandi aspettative tue sono state tradite. Porca puttana, ragazzi, mi sono svegliato afflosciato. C'è una perdita, ragazzi, non so dove, però è una perdita. Adesso l'ho rigonfiato di nuovo e ho dormito io un paio d'ore si è sgonfiato, porca di quella puttana, un po' mi girano le palle. Vabbè, amen, faremo il reso, quello che sia, però cosa prendiamo un'alternativa? Il problema è che non abbiamo spazio, cioè io non posso prendere di quelli lì fissi, dove li metto? Devo capire un attimo, dovrei fermarmi in un Decathlon e capire quelli lì rigidi
se si piegano bene, se li metto via, perché il problema è quello, dove stipali. Questo era comodo perché lo sgonfi, occupa pochissimo spazio, lo metti via. Ah. Comodo è comodo, almeno all'inizio quando è gonfio è comodissimo. Poi mi sono accorto che mi rigiravo e scendevo col culo, con la schiena. Eh sì, si è afflosciato. Vabbè, adesso stanotte va così. Domani se per strada troviamo un Decathlon, vediamo un attimo. Però... ma Franci, comprarlo al Decathlon è un problema. Perché questo è del Decathlon, ma l'hai comprato su Amazon, lo rendi. Vabbè, questo qua faccio il reso. No, beh, il Decathlon ovviamente non prendo più quelli gonfiabili. Ne prendo uno di quelli... ci accorgiamo che non vanno bene? Vabbè, li puoi rendere, Hai tempo 30 giorni per rendere quelli nel del Decathlon. Nel punto vendita tu? No, in tutti i Decathlon. Ah, ok. Hai tempo 30 giorni per renderli e farvi dare indietro i soldi, mi raccomando, nessun buono. Ma. Vabbè, ci devi questionare, ci questioni, però sti cazzi. Io ti ho pagato quei soldi, quindi. Vabbè. Adesso Shura Moira fa un bel caffè con l'induction, con l'induzione. E Mira guarda. Ciao Mira. E l'altra invece si è appropriata dell'unica sedia che ci siamo portati dietro. Sì? Ma che bella, madonna mia. Ma che bella. E pensa, amore mio, che noi stanotte facciamo dormire le gatte in macchina perché la nostra preoccupazione era che le gatte lo bucassero. Esatto. E invece... Però ho capito, loro hanno anche la sabbietta, ma sì, in bagno. No. Poi la tenda è stata prestata, sì. Che vogliono uscire, rampano la zanzariera. Grattano la zanzariera, no. Vabbè ragazzi, allora diciamo che primo giorno è andato, ho cominciato col botto, con il fango, però come al solito la family non si spaventa, li siamo venuti fuori. Io mi sono anche docciato, adesso la Moira prepara il caffè, si fa la doccia anche lei, e poi si va in tenda, rimane l'incertezza del materasso, però... Ecco il perché ho scelto, vedete, di posizionare la tenda sopra le foglie secche. Perché almeno, gli ho detto alla Moira, se si affloscia lo svuotiamo del tutto e fa culo. Dormiamo sulle foglie secche. Facciamo così, tanto ragazzi. Siamo la family noi. Non è un problema. Un abbraccio di cuore ragazzi dal Frank, grazie di averci seguito. Un abbraccio di cuore dalla Shura Moira, dalle Gattacci, dal Pachi. Ci vediamo al prossimo video, va bene? Ciao! Wow.